Buonasera, ben ritrovati. Ancora una puntata di Lunedì Sport. Come ormai è consuetudine e tradizione, ancora in esterna, anche se siamo a Ferrara, non in centro ma abbastanza vicini. Siamo in via Poletti, siamo nell'officina Mingozzi. Franco, padrone di casa, che è con Franco. Con Daniela, che oggi mi accompagnerà in questa conduzione, e con un po' di tifosi biancoazzurri stavamo analizzando la partita di ieri, che ha lasciato molto molto amaro in bocca, non tanto per la sconfitta, per carità, in trasferta, sappiamo che siamo nella massima serie, ci può stare, ma ha lasciato molto l'amaro in bocca il modo di come è venuta, il crollo verticale della ripresa ha lasciato perplessi, e questa sera anche dopo con lo studio, con Alessandro Sovrani, come consuetudine i suoi ospiti, ne parleremo approfonditamente. Chiederei subito a Franco, ieri eri presente allo stadio. Comunque, prima ne parlavamo e avevi fatto una critica abbastanza acuta. Ma sì, io ho fatto una critica alla SPAL, nel senso, no, una critica, insomma, la SPAL soffre di... è una squadra giovane. Non tanto come giocatori quanto come società, quindi sta pagando lo scotto della Serie A. La Serie A è un campionato diverso dalla Serie B, dalla Serie C, dall'eccellenza. In Serie A giocano quelli che sono bravi, proprio bravi, e ci stanno quelli che sono abituati a starci. La SPAL dovrà evidentemente imparare a stare in campo, sia come società, come dirigenza, che come giocatori. Questo è il problema fondamentale. L'esperienza non si compra. Le squadre che sono in Serie A ci sono da tanto tempo, sono pratiche, sanno stare in campo, sanno gestire la partita. La SPAL per adesso ancora no. Questo è quello che io penso del calcio ferrarese. Io, Daniele, sentirei se d'accordo anche Michele, l'altro capo della... Sì, buonasera. Sì, sono d'accordo con quello che diceva Franco. Io poi vengo da un'altra disciplina sportiva. Sappiamo che infatti ti conosciamo in tanti. Chi frequenta il Palasport è abituato, esatto, a sentire... Esatto, qualcuno la tua mi vede ogni tanto. Soprattutto sentire la tua voce. Io sono poi un fan dei giocatori giovani. Mi ha fatto molto piacere vedere in campo Bonazzoli sabato sera. Per cui secondo me è un'altra delle cose da poter fare, dare più valore e dare più responsabilità ai giovani che hanno molta voglia di emergere e quindi di essere protagonisti. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Bonazzoli, tra l'altro, è stato schierato per l'assenza, Borriello squalificato. Sicuramente ha fatto un'ottima partita. E Floccari non ancora pronto per tutti i 90 giusto. Minuti. La cosa inspiegabile è quello che succede tra il primo e il secondo tempo, che il primo tempo hai un primo non tempo. Non è la prima volta che accade. Purtroppo sì, e perdiamo punti, e mentre nel secondo tempo la squadra non sembra che non senda neanche in campo. Perciò, mentre dovremmo riuscire a contenere quello che avevamo fatto nel primo tempo e per portarci a casa il risultato, cioè sono punti persi che fai fatica. Ti ricorderai che è un problema che ci portiamo dietro dalle serie inferiori. È vero, abbiamo sempre fatto un cattivo secondo tempo. Mi ricordo gli scontri principali col Pisa o altri, all'ingresso intervallo, gol al passivo, poi magari la partita aveva uno sviluppo con poi la SPAL che tornava a primeggiare e spesso portare a casa il risultato, ma tante, forse troppe volte al rientro dagli spogliatoi dopo l'intervallo non c'era la giusta determinazione, proprio come dicevi tu. È vero, purtroppo sembra che nell'intervallo succeda qualcosa che li spegne, non hanno più la stessa carica, invece di tornare in casa con il furore agonistico ritornano in campo con sono spenti, non hanno più la stessa vitalità del primo tempo, ecco. È una cosa che si ripete dal tempo. Chiedo a Daniele di fare straordinario. Fra l'altro, Daniela, la vedete con corona e fascia, perché sabato ha conquistato il titolo di la più bella di Ferrara. Quindi complimenti. Grazie. Dicevamo, sono giusto spiegare perché. No, stare vicino alla più bella di Ferrara, insomma, mi rende un po'. Mi mette un po' in difficoltà. No, io. I carichi di tensione della squadra molto vistoso, cioè noi molto vistosi, intanto bisogna cominciare a capire che le partite non durano 20 minuti, 30 minuti, 40 minuti, ma oggi durano 100 minuti, quindi bisogna che la squadra, che i giocatori scendano in campo con la determinazione giusta,
che l'allenatore sia in grado di dare, non solo l'allenatore, che tutto l'entourage pallino sia in grado di dare ai giocatori, di fare comprendere che il campionato è diverso. In Serie B qualcosa ti era concesso, oggi le squadre di Serie A non ti concedono nulla. Ma la dimostrazione, dici bene, ieri. E al minimo errore ti fregano. Nulla, quindi fra l'altro, sceso in campo la formazione veronese con tantissimi problemi di formazione, dopo un primo tempo in balia della SPAL, perché nel primo tempo si è veramente ammirato a una SPAL all'altezza della situazione. Nella ripresa ai giocatori di Maran è bastato spingere un po' sull'acceleratore, buttarla sulla determinazione, e la SPAL non ha saputo reggere e si è fatta schiacciare nella propria metà campo. Poi sono giunte le due reti, perché insomma non reti inevitabili, perché entrambe ci sono degli errori abbastanza evidenti della retroguardia biancoazzurra, però come diceva Franco, in Serie A non ti puoi permettere certi errori. Certi errori non te li puoi permettere, non se le può permettere la Juventus, non se le può permettere il Napoli, non se le può permettere l'Inter, immaginiamoci la SPAL, che è nata oggi, è una creatura nuova della Serie A, quindi bisogna cominciare e finire con la stessa determinazione, se abbiamo le capacità, evidentemente. Dicevamo prima del Chievo che ha conquistato 3 punti, forse oltre ai propri meriti. Sentiamo ieri in conferenza stampa, parlato al termine della partita, l'allenatore Rolando Maran, offerta da... Da Moris, i migliori marchi nel settore olodinamico e pneumatico. La puoi trovare in via Zucchini numero 57 a Ferrara. Sentiamo Rolando Maran, tecnico del Chievo. Abbiamo, lo diciamo nostro malgrado, ci fa piacere per lui, uno dei giocatori che forse hanno determinato l'andamento del match, hanno contribuito in modo decisivo alla rimonta del Verona, vecchio amico, vecchio in tutti i sensi. Sergio Perici, il tuo ingresso ha cambiato molto la gara. Oddio, lavoro anche per quello, quindi ogni tanto si riesce a essere utile, a volte no. Oggi ci è andata bene. Sembrava che la spalla potesse avere vita facile dopo il primo tempo, invece è cambiato tutto nella ripresa. Beh, non siamo partiti assolutamente bene, eravamo in difficoltà, non riuscivamo a giocare, loro sono passati in vantaggio con un autogol e quello ci ha un po' tagliato i gambe, non riuscivamo a essere il vero Chievo e quindi eravamo in difficoltà. Nel secondo tempo invece un po' è cambiato, un po' forse loro hanno arretrato il baricentro, noi invece volevamo assolutamente recuperare. E dopo il pari, vabbè, è stato un assedio perché volevamo comunque vincere, quindi è stata una partita di carattere sicuramente. Sei stato determinante sia l'occasione del primo che del secondo gol. Questo è, quando arriva la palla in aria tutti vogliono far gol, io volevo far gol perché comunque questo è il mio lavoro e ci tengo sempre. E per fortuna sono arrivati i gol di Inglese, indubbiamente. L'impegno è sempre massimale, quindi a volte sei utile, a volte no, questa volta ci sono stato utile. Cosa deve fare la SPAL per salvarsi? A tuo giudizio ha le armi per salvarsi, ha il potenziale per evitare la retrocessione? Dove deve crescere? Ma assolutamente, ma se si è vista come la classifica è abbastanza corta, tutte sono lì, quindi non è difficile riuscire a retrocedere, ma non è neanche difficile salvarsi. L'importante è continuare a lottare, a volte ti va bene, a volte no. Oggi potevano forse strappare qualche punto, però oggi ha trovato davanti un Chievo che voleva a tutti i costi vincere e ci è riuscito. Ti ferai spalla sino al ritorno a Ferrara? Ma io tifo sempre spalla, a parte quando ci giochiamo contro, perché giustamente i punti servono a tutti. Mi auguro che possa far bene, perché comunque lo si è visto anche dai tifosi oggi allo stadio, che credo che sia una delle piazze più importanti d'Italia e spero che possa rimanere più a lungo possibile in Serie A. Hai sentito, nonostante la sconfitta, nonostante l'amarezza, hanno chiamato tutti i tuoi avversari odierni sotto la curva? Ma l'entusiasmo che hanno giustamente per essere ritornati in Serie A dopo tanti anni è giusto che continui a averlo, perché è bello arrivare a uno stadio avversario e trovare una curva piena con i tuoi tifosi. Sicuramente può essere il 12° uomo in campo.
Rieccoci in studio, buonasera a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Lunedì Sport, il nostro consueto appuntamento del lunedì. Purtroppo oggi dobbiamo parlare di una sconfitta perché, come ben sapete, la Spal ha terminato la sua striscia positiva sabato scorso al Bentegodi contro il Chievo. È stato un KO difficile da digerire per la squadra di Semplici, soprattutto se pensiamo come si è svolta la partita nei primi 45 minuti di gioco, dove la Spal si è portata in vantaggio e ha avuto anche l'occasione per il raddoppio, è stata fermata soltanto da un monumentale Sorrentino e anche da qualche imprecisione in attacco. Nel secondo tempo il tecnico del Chievo Maran si è giocato la carta Pellissier, carta che poi si è rivelata di successo perché infatti è stato proprio l'ex biancazzurro a trascinare i suoi e a trascinare in particolar modo Inglese, che poi ha realizzato la doppietta decisiva che ha sancito la vittoria dei padroni di casa e così ha negato alla Spal il successo in trasferta che, pensate, manca alla squadra di Semplici dal 22 aprile dello scorso campionato, quando la Spal vinceva a Latina 2-1. Sono con noi questa sera per analizzare la situazione in casa Spal Massimo Albiero, ex spallino, ha anche allenato le giovanili della Spal. Buonasera. Buonasera a tutti. E con noi il nostro opinionista Maurizio Natali. Sera a tutti. E per la stampa stasera è qui con noi Andrea Tebaldi, giornalista della Nuova Ferrara. Buonasera a tutti. Vogliamo sapere anche che cosa ne pensate voi della prestazione dei biancazzurri al Bentegodi. Lo potete fare mandandoci un sms al numero 366-6348-998. Potete anche chiamarci da telefono fisso al numero 0532-90-8902 e come sempre ci potete anche seguire via streaming sul sito www.telestense.it. Buonasera, ben ritrovati. Aggiornamento da Bergamo, 0-0, quando siamo giunti ormai al 15° del primo tempo tra Atalanta e Benevento. Noi invece siamo qui per commentare la situazione in casa a Spal. Ricordiamo anche domani alle 18, quarto turno di Coppa Italia, con la formazione di Leonardo Semplici che attende la visita del Cittadella. Ma veniamo alla gara di sabato, ne parliamo con i nostri ospiti, ad iniziare da Massimo Albiero, che di Serie A ne avrebbe tanta da raccontare, visto i suoi tanti anni nel massimo campionato, dopo aver lasciato la Spal e poi è anche tornato in casa biancoazzurra, sia per giocare con la maglia della formazione ferrarese, sia per allenare i giovani. Massimo, un tuo giudizio sulla gara di sabato, anche tu rammaricato, visto come si era concluso il primo tempo? Un grande peccato, perché la Spal poteva portare a casa un risultato positivo, e la cosa che mi dà fastidio è che gli avversari hanno avuto solo due o tre occasioni e riescono sempre a fare gol. La Spal ha avuto l'occasione per portarsi sul 2-0, però doveva tenere il risultato e questo non è stato fatto, ecco. A tuo giudizio, come mai la Spal però ha così abbassato il baricentro, a prescindere dagli episodi che poi hanno inciso in modo determinante nel corso della gara, l'economia della gara? Credo che sia una questione di personalità. I ragazzi forse non hanno ancora capito bene com'è la Serie A, dove il minimo errore ti puniscono. Però insomma c'è fiducia, ecco, diciamo questo. Hai parlato di personalità, hai parlato di esperienza. Siamo comunque già a oltre un terzo del campionato, quindi è già il momento di iniziare a tirare le prime somme. Ma tra la Serie A e la Serie B c'è un abisso e bisogna stare molto attenti. E la Spal in questo momento sta pagando un po' di difficoltà, è normale che sia così. A tuo giudizio, dove sono i principali problemi di questa squadra, invece dove sono le note positive nel gruppo di Semplici? Io non ho visto tante partite, però insomma la fase difensiva non mi sembra che sia molto, molto buona. Ecco. Maurizio, quindi partiamo da dove ha puntato l'indice Massimo Albiero, la fase difensiva. La fase difensiva, più che errori di reparto, ne abbiamo già parlato altre volte, perché poi se andiamo a leggere e a vedere tutti i gol che subisce la Spal sono errori dei singoli, perché ieri abbiamo visto il primo gol, la palla rimane lì, cade lì, vanno in due, uno è Pellissier, l'altro è Felipe, mi pare, e la palla rimane lì, c'è Inglese e fa gol. Anche in altre partite la palla in possesso addirittura di un difensore è stata ceduta agli avversari. Ci vuole molta più attenzione, molta più concentrazione. Ieri probabilmente c'è stato un calo dopo quello buonissimo primo tempo che la Spal ha sfruttato, probabilmente un Chievo che è entrato in campo convinto forse di fare un sol boccone dei biancoazzurri, e la Spal invece ha risposto per le rime, ha fatto
quello che doveva fare nel primo tempo, ma non ha chiuso la partita, come ci capita sempre. E quindi poi si sono abbassati anche, sono perfettamente d'accordo con Massimo, che ha letto benissimo la mancanza di personalità, qualche giocatore in più di grande esperienza che può guidare gli altri più giovani che non hanno mai fatto la categoria o che hanno giocato pochissimo in questa categoria. Quindi bisogna aspettare che crescano, oppure intervenire sul mercato e inserire giocatori esperti che abbiano non solo esperienza ma anche grande personalità, quelli che io chiamo sempre i palluti. Non mi sembra ce ne siano molti nella SPAL, anche questa volta non ce ne sono molti, ma mentre l'anno scorso c'è stato un grande gioco ed un paio di giocatori che comunque facevano la differenza in questo campionato, che era in quello di Serie B, anche per la personalità, quest'anno no, non ce ne sono, o quelli che dovrebbero essere non lo fanno, addirittura qualcuno sbaglia. C'era davanti un giocatore, io vedo un giocatore come Boriello che dovrebbe trascinare tutto l'attacco, adesso a parte di là che sabato non c'era, tante assenze anche sabato, in altre occasioni non è stato così, il gol si era trovato e dopo non devi prendere quei gol lì. Una squadra che si deve salvare non può prendere questo tipo, non può regalare i gol, non può regalare, sono tipo d'accordissimo, infatti hai letto benissimo. Ecco, però i gol tu finisci con crearmi i presupposti nel momento in cui arretri, porti l'avversario dentro l'area, abbassi il baricentro, lasci l'iniziativa nelle mani degli avversari? Non si è capito, perché non solo tu il primo tempo, per me anche 10, 12, forse 15 minuti del secondo tempo la SPAL è stata in partita e ha meritato di essere davanti. E non penso neanche sia stato un calo fisico, è stato proprio il Chievo che ha spinto, noi ci siamo adattati, la squadra si è adattata a ricevere e a cercare di sopportare il gioco del Chievo, magari scegliendo il contropiede non è riuscita, poi il Chievo ha pareggiato, si è calvanizzato, è finito, anche se comunque ha fatto due tiri in porta tutta la partita. Poi l'altra occasione che abbiamo avuto, che Gomis si è chiuso, non aveva neanche tirato. Sì, quella è stata un'occasione che ha regalato la spalla, è Felipe, certo, al Chievo. Certo. Beh, ma io dico, nel computo delle occasioni bisogna mettere anche quella, che poi la procuri il giocatore del Chievo, gliela regali un giocatore della SPAL, sempre occasione è. Il Chievo ha fatto quelle due cose. Credo che al mercato serva qualche inserimento. Però il Chievo... assolutamente, perché da tanti anni il campionato è troppo difficile. Dico, il Chievo da tanti anni che è in Serie A, perciò l'esperienza è abituata a giocare. È abituato. Sì. Un giocatore come Pelissier, che ha 39 anni, in mezz'ora, 79, ha deciso la partita. E l'esperienza in questo momento la fa da padrone. Ecco. D'altro canto, se andiamo a vedere anche l'età media del Chievo, c'è un abisso nei confronti dei giocatori della squadra, ma non solo come numero di presenza, età, da carta d'identità, ma come anni e anni e anni presenza, di esperienza, beh, ai massimi livelli. Il numero di presenze incide molto da questo punto di vista, secondo me. Quindi la mia analisi non si discosta troppo da quella di Maurizio e Massimo, perché sostanzialmente la SPAL aveva anche iniziato bene, aveva giocato un buonissimo primo tempo, aveva trovato il gol del vantaggio, ha creato i presupposti in più riprese per poter assegnare anche il secondo gol. E sai, dopo sai, vai 2-0 sopra, magari nasce un'altra partita, sai, partita è chiusa probabilmente. La partita è chiusa, non si sa, perché magari il Chievo la può anche ritirare su, però insomma, tanto vai 2-0. L'avrei vista dura anch'io, però intanto vai 2-0 e vediamo un po' quel che succede, diciamo. Il problema è che poi un po' non hai concretizzato le iniziative, le occasioni che hai creato, un po' è successo che Sorrentino ha parato tutto quello che c'era da parare, e poi nel secondo tempo. Però resta il fatto che non devi prendere determinati. Poi dopo nel secondo tempo c'è stato questo. Perché anche questo la domenica calo. Prima mi sembra con la Fiorentina, certo. Hanno preso un gol che erano tutti piazzati. Ma se andiamo a vedere, infatti, il 90% delle reti subite dalla SPAL è sempre frutto di azioni che vengono concluse con tutta la difesa quasi piazzata. Tendono sempre a rinculare verso il portiere, e invece in certe situazioni bisogna rimanere al limite. Soprattutto Massimo, con giocatori delle qualità di quelli che vengono affrontati oggi in Serie A, basta non dico mezza palla, un quarto di palla per creare i presupposti del gol. Questo viene un po' dalla paura di prendere gol in detreggi, ma... E quindi torniamo al discorso che facevamo prima della personalità, naturalmente.
Vorrei sentire anche, intanto salutiamo i nostri amici, dove vi trovate innanzitutto Beppe questa sera e poi ti vedo come sempre in gran bella compagnia. Hai visto? Intanto siamo all'officina Mingozzi a Ferrara, ospite di Franco Mingozzi qua in via Poletti. Di fianco a me niente meno che Daniela, che sabato ha conquistato la più bella di Ferrara, il titolo della più bella di Ferrara, per questo la vediamo con corona e fascia. Allora, dicevamo prima che interveniste voi, abbiamo fatto una disamina abbastanza senza peli sulla lingua, c'è molto scontento, molta delusione e effettivamente l'esperienza, con chi cominciamo? Con Michele, altro volto molto noto a chi segue lo sport, tutto lo sport a Ferrara. Ciao Sandro. Ciao, caro Michele. Come dicevamo prima, ciao. Da bravo legionario sono in rappresentanza della nostra squadra di prima divisione, quindi stasera parliamo un attimo di gioventù. Secondo me è stato bello vedere Bonazzoli in campo, come ho detto prima, secondo me è anche una spinta dei giovani che hanno voglia di emergere e hanno voglia anche di responsabilità, perché prima si parlava anche di questo, di personalità e di professionalità e di responsabilità. Secondo me il fatto di aver visto per esempio Bonazzoli in campo rappresenta un qualcosa di molto positivo. Poi ci sono altre persone più titolate di me per esprimere giudizi. D'accordo Bonazzoli, però serve un giusto mix, perché non puoi andare in campo con quasi esclusivamente giocatori che non hanno mai... No, hai ragione. Ci vogliono le classiche chiocce e i bambini che corrono, come dico io, quindi ben vengano. Sentirei anche Franco, così intanto approfittiamo, così Daniela passa davanti alla telecamera, perché Franco prima sosteneva invece che l'esperienza non si compra e in Serie A è un elemento indispensabile e necessario per poter ottenere risultati. Sì, ci vuole, evidentemente ci vuole il giusto mix di personalità, ci vogliono giocatori che sappiano indirizzare la palla, che la sappiano giocare e che sappiano soprattutto pensare. Poi ci vogliono anche puledri che possano, ai quali bisogna lasciare le briglie e possono correre. Però io voglio permettermi di fare un appunto a un giocatore che in questo momento va per la maggiore Ferrara ed è Lazzari. Io lo vedo spesso correre lungo la linea, scartare, fare fuori, saltare tre o quattro persone, tre o quattro giocatori e poi improvvisamente fare un cross che non porta a nulla, perché finisce in tribuna, finisce dall'altra parte del campo. Quindi è questo giocatore che ha, secondo me, caratteristiche importanti, doti atletiche importanti. Bisogna, secondo me, insegnargli un po' più di disciplina, magari dare via la palla qualche secondo prima, non dribblare 4-5 giocatori. Questo lo poteva fare in Serie B, in Serie A viene raddoppiato e forse anche triplicato e perde il pallone. Quando perdiamo il pallone in quei settori lì, poi scatta un contropiede che per noi è complicato fermare. E quindi abbiamo, io credo che abbiamo buoni giocatori, ma che debbono imparare a giocare in Serie A. In Serie A si gioca un calcio diverso. Noi siamo giovani, tutta la società è giovane, deve imparare a giocare un calcio diverso e soprattutto, io ritengo, deve imparare a giocare 90 minuti. Io peraltro non posso sentire, mi dà fastidio quanto sento un allenatore dire: ma noi abbiamo giocato i primi 20 minuti, li abbiamo giocati. La partita dura 90 minuti, se non 95, addirittura 100. I minuti bisogna giocarli tutti e dobbiamo giocarli, cercare di giocarli tutti con quell'intensità, altrimenti in Serie A fai fatica. Grazie, io rivolgerei l'interrogativo, poi Beppe, dopo sentiamo ancora i tuoi ospiti. Qui mi sembra che l'amico Marzola abbia toccato un tasto. Sì, è una questione mentale, non certamente fisica. E questo se lo portano dietro, perché la Serie A è questa. Ecco, è un interrogativo che ho rivolto anch'io a Luca Mora, unico giocatore della SPAL che la società ha deputato ad intervenire nel dopo partita sabato al Bentegodi. È un interrogativo che ho posto anche a Leonardo Semplici e tutti mi hanno detto: non è un problema fisico, Maurizio. Sicuramente. Sì, sì, ma abbiamo detto qui adesso, a me non sembra che sia un problema fisico, un problema... Torniamo sempre sulle stesse... Un problema mentale. Poi ogni partita in Serie A va affrontata in modo diverso, non possiamo pretendere di fare le partite come,
come erano l'anno scorso, imporre il gioco. Qui ci vuole un po' più di contropiede, specialmente cominciando da venerdì sera, perché venerdì sera sarà una di quelle partite che tutti mettono a perdere. Esatto, non c'è niente da perdere, tutto da guadagnare. Niente da perdere, puoi stare lì, aspettarli loro, senza partite, cercare di fare delle sono le partite più belle da giocare. Senza fronzoli, pochi fronzoli, molta aggressività, cattiveria, sì. Aspettare quello che fanno loro e se si può in contropiede. Va in campo Massimo con la mente sgombra, come si dice. Sì, contro la Roma non hai niente da perdere, perciò tranquilli, si gioca e basta. Generale della squadra, adesso invece andiamo a vedere le prestazioni dei singoli con le pagelle di Giuseppe Celeghini in collaborazione con Bruschi Arredamenti, da sempre cucine di altissima qualità a prezzi ridotti, a taglio di Po, e vi ricordo anche che lo spallino che a fine stagione nelle pagelle avrà totalizzato il voto più alto si aggiudicherà appunto una cucina firmata Bruschi Arredamenti. Vediamo le pagelle. Gomis 6, nel primo tempo salva la sua porta in occasione del grave errore di Felipe, uscendo a valanga su Inglese. Nelle due reti al passivo non riesce a compiere miracoli. Vaisanen 5,5, superato con irrisoria facilità in occasione della seconda rete. Dopo un primo tempo sufficiente, una ripresa in costante affanno. Vicari 5,5, non riesce ad intercettare il traversone che genera il pareggio, oltre ad altre diverse sbavature nella ripresa, dopo un discreto primo tempo. Felipe 5. Gomis lo salva quando commette il grave errore del primo tempo facendosi ribattere un facile rinvio. Perde colpevolmente il duello con Pellissier concedendo la rete del pareggio. Lazzari 6,5. Primo tempo straripante, con la difesa avversaria costantemente fatta a fette sulla corsia destra, propiziando anche la rete del vantaggio. Cala anche lui vistosamente nella ripresa. Grassi 6. Anche per lui primo tempo positivo, dove sfiora anche il gol con una bella conclusione da fuori e successivo crollo verticale nella ripresa. Schiattarella 5,5. Gli va concessa l'attenuante della poca abitudine alla posizione centrale. Anche per lui prestazioni incalando fino alla sostituzione, quando il centrocampo non riusciva più ad arginare la pressione avversaria. Rizzo 5,5. Incide poco a centrocampo. Prova la giocata personale senza però mai trovare lo spunto vincente. Mattiello 5,5. Poco incisivo in entrambe le fasi di gioco. Nella prima frazione la SPAL cerca costantemente la corsia opposta. Nella ripresa affonda anche lui sotto i colpi avversari. Bonazzoli 5. Esordio dal primo minuto amaro. Se avesse concretizzato l'occasionissima in solitudine per il raddoppio, probabilmente ora la SPAL avrebbe 3 punti in più in classifica. Fatica su ogni pallone. Paloschi 5. Era il più atteso, ma nonostante l'impegno profuso in ogni giocata, non produce mai nulla di pericoloso per la difesa avversaria. Floccari 5,5. 25 minuti finali, quando l'inerzia della gara era tutta dalla parte dei veronesi. Non incide. Mora 5,5. Anche lui travolto nel finale senza nervo dei biancoazzurri. Schiavon 5,5. Pochi minuti per lui, spreca le ultime possibilità calciando in area un paio di punizioni lente e con parabole scontate. Anche se si sta avvicinando il Natale, è stato un po' cattivello, no, Giuseppe Celeghini, solitamente, nelle pagelle, soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato. Vero o no? Ha dato un 6 perché qualcuno, soprattutto i più giovani. Ha dato un vincente o... gli attaccanti. È stato un po' severo, dai, Giuseppe, sto giro. Anche il giovane Bonazzoli si è presentato bene, ha fatto quella bellissima azione tutta personale che con la conclusione addosso al portiere, perché se il portiere rimane in porta lì viene gomma, il portiere è venuto. È stato molto reattivo. Ha fatto 4 passi che gli ha chiuso tutto lo specchio. L'esperienza quindi è contata. E quindi se qualcuno poteva salvarcelo, Celeghini, no? Sì. Con gli attaccanti sei stato un po' severo, Beppe. Il risultato è alla mezz'ora allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, ancora fermo sullo 0-0 tra Atalanta e Benevento. Adesso noi ci fermiamo per la pubblicità.
Il negozio di accessori prestigio italiano di via Borgoleoni a Ferrara ha realizzato questi bellissimi occhiali in occasione della promozione storica raggiunta con la vittoria del campionato di Serie B dell'anno scorso. Li vedete, siamo tornati 1968-2017, gli occhiali che non possono assolutamente mancare nel guardaroba di un tifoso biancazzurro, quindi vi invito a dare un'occhiata al negozio prestigio italiano in via Borgoleoni a Ferrara, dove li potete trovare al prezzo ridotto di 79 euro. Tra l'altro, vale, ci avviciniamo al Natale, quindi anche il momento un regalo originale, un bel regalo in biancazzurro non fa mai male. Esatto. Allora, iniziamo con i vostri messaggi. Ovviamente stasera ce lo potevamo aspettare, c'è un po' di delusione tra i tifosi biancazzurri, che hanno sottolineato in particolar modo due lati negativi della prestazione della SPAL in queste ultime gare. Sia il fatto che la squadra di Mister Semplici non sia molto brava nel gestire il vantaggio, perché così come è successo sabato al Bentegodi, anche contro il Crotone, anche appena più di una settimana fa con la Fiorentina. Anche a Bergamo, il gol del pareggio degli avversari è arrivato insomma nel secondo tempo, e anche appunto il fatto che dopo, all'uscita dall'intervallo dagli spogliatoi, la squadra sembra spegnersi, è quello che un po' abbiamo detto tutti prima. Quindi c'è unanimità su questi giudizi, si torna sempre su quei problemi. Il fatto è che adesso c'è un tour de force pesantissimo per la squadra di Semplici, perché a prescindere dalla gara di domani, ma qualche tossina la creerà nei muscoli dei giocatori biancoazzurri con il Cittadella. Poi ci auguriamo, lo diciamo per tutti, che non si vada ai supplementari, perché nessuno voglia di starsene al freddo. Domani sera si gioca alle 18, quindi si arriverebbe attorno alle 22. Poi la trasferta a Roma, come già detto in precedenza, ma il bello arriva dopo, speriamo arrivi il bello, con Almassa, la visita del Verona, forse ci sarà un'altra trasferta a Roma con la Lazio il giovedì 14, e quindi la domenica a Benevento. Trasferta a Benevento che ha sfiorato addirittura il gol pochi istanti fa a Bergamo. Siamo ancora sullo 0-0 al 41esimo del primo tempo. Massimo, come si gestiscono questi momenti? È molto difficile, però domani sera bisogna vincere, perché la vittoria porta entusiasmo. Perciò io dico questo, le vittorie portano entusiasmo, portano voglia, portano autostima, e credo che la SPAL abbia bisogno di questo in questo momento. E poi, come ho detto, vai a Roma, te la giochi, non hai niente da perdere, e si gioca, perché comunque rimane sempre una partita di calcio contro 11 giocatori alla fine. Cioè, tu nella tua carriera hai vinto quando giocavi col Como, soprattutto partite di questo tipo? Ho vinto tipo poco e ho perso tanto, però questo non vuol dire niente, ci siamo salvati 5 anni. No, ma mi riferisco a partite di questo tipo. Ma cioè, sì, mi sono salvato 5 anni di fila, che era come vincere 5 scudetti. Ogni partita fa storia a sé, devi tutte le domeniche lottare, perché la Serie A è un universo diverso da tutto il resto. Massimo, Maurizio, ti ricordi Massimo? Partiva a testa alta, palla al piede, era un centrocampista aggiunto, era questa la cosa che a me piaceva soprattutto di questo ragazzo. Io me lo ricordo bene, perché la mia passione era andare a vedere la squadra primavera dove giocava lui, dove tra l'altro era uno dei più giovani, se non è il più giovane, mi sembra che tu fossi il più giovane. E poi sono attualmente di quella squadra primavera, sono tanti ancora nostri amici di Ferrara, tanti fanno gli allenatori nel settore dilettanti, rivedo ancora qualcuno di quei ragazzi. Lui era un giocatore, sì, era... Sono tutte notizie che poi... È uno scirea, Maurizio, uno sono tutte notizie in formato ridotto, tutte... forse, ma sì. L'atteggiamento era quello di scirea, l'atteggiamento era il libero dai piedi buoni, perché lui era un libero adesso... Tanti giovani non sanno neanche che cos'è un libro. Ti interrompo solo un secondo per ricordarti che tutte queste notizie le troviamo poi sul libro di oltre 300 pagine curato dal nostro collega Mauro Malagutti, che è una sorta di vademecum per ripercorrere tutta la storia della SPAL, sia a livello aneddotico e sia proprio come dati statistici che consultiamo noi, soprattutto un po' maniaci, Andrea, in continuazione. Non è vero. A proposito dei 110 anni, Sandro, sono arrivati già 4-5 messaggi di tifosi scaramantici che vorrebbero che la festa fosse spostata all'incontro post Verona, perché sappiamo che appunto sarà nella settimana precedente allo scontro diretto proprio con gli scaligeri.
insomma. La società sta presentando in questi giorni tutto il calendario, non so, la vedo difficile che possano spostare questi. Speriamo che come... Bisogna vincere le scaramanzie. Ecco, Massimo, come è capitato tantissime volte nella storia della SPAL, della famiglia Colombanini e di Walter e Mattioli, tutti questi... queste situazioni che si presentavano negative o scontate, le cabale sono state spesso favorevolmente ribaltate. Allora dai, siamo sulla buona strada, dai. Diciamo bisogna che... avere fiducia perché la squadra può far bene, comunque c'è pubblico e società che altre squadre magari non hanno. Mi riallaccio a quello che dicevi te, insomma, il Tour de Force soprattutto sarà concentrato in quella settimana dal 10 al 17, perché sostanzialmente lì la SPAL avrà due partite determinanti, quella in casa col Verona e quella in trasferta a Benevento, e lì sono punti che non valgono doppio, valgono quadruplo probabilmente, quindi quella è una settimana. Probabilmente ci potrebbe essere anche la trasferta di Roma e di Coppa Italia in mezzo. Poi, come dice Massimo, magari vai a Roma, ma i punti uguali dappertutto. No, certo, però bisogna... quelle sono le partite. Diciamo, ma no, poi Andrea, c'è anche un'altra cosa da sottolineare. Tu parti il mercoledì sera, vai a Roma, fai la tua partita come fosse la classica partitella in famiglia del giovedì, rimani via concentrato, e potrebbe essere anche utile per tenere il gruppo più unito per 4 giorni in attesa di quello che potrebbe essere veramente uno scontro fondamentale. Eh beh, sì, a Benevento, quelle due partite parliamo lì di Roma, sì, nel caso eventuale Roma, nel caso in cui domani vadano bene le cose con l'eventuale partita Italia, con il Cittadella, 4-5 giorni ritiro fa bene, quello fa sempre bene per me. Io ti devo dire la verità, sia in casi di avvenimenti di ritiri positivi o per riferiti ad eventi negativi. Guardi il Verona che è andato in ritiro. È sempre stato un buon rimedio. È sempre il ritiro, il gruppo insieme, specialmente i gruppi buoni. Io di ritiri ne ho fatti tanti, ce lo posso dire. Sì. Però ti sei salvato tante volte, sì, hai detto. Quindi, cementa il gruppo, sì, squadre, è vero. Quindi io... Dopo dipende anche dal carattere di ogni singolo giocatore. Sì, delle persone che formano il gruppo, sì, questo è chiaro, ma qui c'è un buon gruppo anche quest'anno, non è che non c'è un buon gruppo, sì, qui c'è qualcuno che molla, che non regge lo stress della partita, lo stress mentale della partita, 90 minuti, come lo reggeva in B, ma a parte che di B ormai ne sono rimasti non tanti in questa squadra, ma quelli nuovi erano probabilmente giocatori, come abbiamo sempre detto, abbiamo sempre letto. 0-0 finale del primo tempo, scusa, tra Atalanta e Benevento. Benevento ha tenuto botta a 45 minuti. Come ieri il Crotone a Torino con la Juve. E dopo vanno negli spogliatoi e si scatenano tutti. E quello è il dramma, che ci sono gli allenatori che parlano negli spogliatoi e riprendono i giocatori. Ma per tornare un attimo fa, anche i giocatori che sono arrivati avevano le 13-14 presenze, non è stato negato al pubblico ferrarese e ai nostri tifosi che questi giocatori avevano poca esperienza, ma erano tutti giocatori che in una parte della loro pur corta carriera calcistica avevano fatto molto bene. Quindi bisogna solamente ricompattare e trovare qualche risultato positivo, perché loro ci possono pazienza tirare fuori tutta la loro qualità. Pazienza e lavorare tanto. Nonostante ciò, poi servono un paio di giocatori importanti. Questo anche tre, anche tre. Lo stiamo dicendo da agosto, perlomeno due centrocampisti di un certo tipo sono indispensabili. E il certo tipo significa, oltre che qualità, fisicità, esperienza e personalità. Se un giocatore non ha personalità, non la puoi curare, è un qualcosa che è nel DNA dell'uomo. Se non c'è, non la trovi, non la potrai gestire. Ma questa squadra ha bisogno in mezzo di due giocatori, come ha detto Maurizio in precedenza, con quegli attributi ma anche con quelle qualità fisiche e mentali ed l'esperienza. E qui mi fermo, Vale. A 2 giorni dalla sconfitta con il Chievo alla vigilia del turno di Coppa Italia, andiamo adesso a sentire le parole di mister Semplici con l'intervista in collaborazione con Tosi Alfonso Serramenti. Buonasera mister, ciao. Alessandro Sabrani, Terestense. Arriva questa partita tra Chievo e Roma? Sì, è una partita che per certe dinamiche non ci voleva, perché abbiamo una partita che dobbiamo affrontare venerdì e non domenica con la Roma, già una partita di per sé molto difficile, ma così ravvicinate queste due partite sicuramente ci impongano a delle scelte ben definite.
ci teniamo sicuramente a ben figurare, possibilmente a passare il turno. Sappiamo di affrontare una squadra in Cittadella in salute, che conosciamo bene, che sta facendo gli ottimi risultati nel campionato di Serie B, e quindi cercheremo di mettere una formazione che possa farsi valere e possa fare il risultato. Quale potrebbe essere la formazione? A grandi linee, perlomeno. Giocheranno molti di quei giocatori che di norma non vengono impiegati? No, no, giocheranno alcuni titolari, e a qualcuno che magari ha giocato meno. Sarà un mix per far sì che, insomma, che la formazione abbia quell'equilibrio e quella forza in tutti i reparti per poter affrontare una squadra come il Cittadella. Tornando brevemente alla gara di sabato, come l'avete accettata, come l'avete valutata, che cosa vi siete detti anche, cosa in questi giorni, quali gli insegnamenti da questa... Gli insegnamenti, siamo molto arrabbiati, per non dire, e allo stesso tempo dispiaciuti, perché dopo una prestazione del genere, come ho detto dopo la partita, è sicuramente così abbastanza grave questa sconfitta per come ha interpretato la partita la squadra, per quello che aveva reato, per quello che secondo me meritava. Poi rivedendola a mente fredda anche lo stesso secondo tempo, e tutti dicono siamo crollati, cascati, abbiamo smesso di giocare, non è stato così. Anche vedendo dati delle fisici, abbiamo corso più del Chievo, e questo insomma la dice lunga anche sulla condizione fisica e su altri aspetti. Sicuramente c'è stato un atteggiamento in certi momenti dove abbiamo smesso di giocare la palla come avevamo fatto nel primo tempo, ci siamo portati l'avversario in casa, e questo non deve accadere in presenza di non una forza così importante da potersi mettere in difficoltà. Abbiamo fatto sicuramente qualche errore, in primis come sempre l'allenatore, perché è sempre responsabile, e da questa, anche da queste sconfitte che sono venute secondo me immeritatamente, bisogna avere quella forza e quella, così, quella lettura che ci possa permettere di provare a non ripetere questi errori, anche se purtroppo lo diciamo da diverse partite, però non riusciamo a eliminarli del tutto, sicuramente vuoi per il valore degli avversari e vuoi per qualche carenza in questo momento mostriamo in alcune circostanze. Sono ce l'avevo dopo la Fiorentina, perché secondo me la squadra ha fatto la peggio partita dell'annata, ora ve lo posso dire, è passato un po' di giorni, e nonostante quello abbiamo rischiato di vincere. La prestazione che c'è stata a Chievo, secondo me il primo tempo è stato forse il miglior primo tempo che abbiamo fatto in stagione, per quello che abbiamo creato, per quello che abbiamo fatto. Sicuramente nel secondo tempo non l'abbiamo fatto così bene, ma è impensabile anche davanti a una realtà come il Chievo, una squadra esperta, si possa poter dominare in lungo e largo come avevamo fatto il primo tempo. Abbiamo commesso degli errori, loro sono stati bravi a punirci, però insomma io quando la squadra si esprime in questa maniera, a queste dinamiche, a queste prestazioni, devo cercare di migliorare così queste situazioni, ma quando risponde sotto questo aspetto le preoccupazioni sono altre, non sono certo questo il momento di andare in difficoltà, perché tanto lo sappiamo qual è il nostro campionato, lo sapevamo. Sicuramente una vittoria ci avrebbe rilanciato una classifica direi ottima, se non per non dire eccezionale. Purtroppo non ci siamo riusciti, però che la nostra strada continua e va avanti, e fiduciosi. Sicuramente è normale che anche da parte della società ci sia la voglia di vedere così, non tanto delle prestazioni migliori, ma soprattutto di continuare a dare continuità ai risultati, che poi alla fine è quello che conta, no? Beppe, chiamerei in causa per un brevissimo intervento a te gli aspetti dell'autofficina Mingozzi. Hai sentito che prima abbiamo detto che sei stato un po' cattivello, che cosa ne pensate invece delle parole di Mister Semplici? No, beh, dai, cattivello, forse, pensa che qua mi dicevano che sono stato troppo buono con i difensori, allora. I ragazzi qua in officina con me, oddio, io l'ho vista così, Bonazzoli forse meritava mezzo punto in più giusto per l'età, probabilmente, o forse un po' calcato la mano, ma probabilmente non è che voglia
dare spiegazioni particolari, però quell'occasione in completa solitudine avrebbe, con la SPAL sul 2-0 probabilmente adesso ci sarebbero altri scenari e parleremmo di tutt'altro. Invece, tornando sul discorso che faceva Sandro con i suoi ospiti prima, per me non bastano due centrocampisti, serve qualcosa anche dietro, serve un Albiero dei tempi del Como come caratteristiche non solo tecniche ma anche di personalità. Attenzione, perché se tu inserisci, se inserisci un Albiero, mettiamo in discussione Vicari, mi pare che non sia il caso di mettere... Non mi pare sia il caso di mettere in discussione Vicari, eh. Ma ti dico, ti dico una cosa, no, ma sentiamo, Beppe, vai sentire, sentiamo i tuoi ospiti. Da appassionato, da... Vai, vai con Franco che è più importante. No, noi non dobbiamo mettere in discussione nessuno. È evidente che a questa squadra manca un po' di personalità, quindi mancano alcuni giocatori fondamentali. Sicuramente un difensore, e io non lo so se due centrocampisti, ma certamente un centrocampista di valore a questa squadra manca. Manca un cervello, manca quelli che una volta si chiamavano i direttori d'orchestra, no? Manca chi può dettare i tempi, manca il personaggio che può prendersi in mano la squadra e può gestire nel modo migliore. Manca il personaggio che può il leader del centrocampo. Essere il leader della, non solo del centrocampo, ma il leader della squadra. È complicato, è molto difficile, ci sono squadre molto più blasonate della SPAL che questo giocatore non ce l'hanno, quindi bisogna evidentemente andare sul mercato, andarci a cercare di prendere le, non prendere qualcuno per prendere un nome, prendere il giocatore che serve. Credo che il nostro allenatore sappia quello che serve. È evidente che la società dovrà fare uno sforzo superiore, importante, perché comprare giocatori oggi non è semplice, visto anche quello che costano, canto, quindi non è facile. D'altro canto c'è, però, un patrimonio da salvaguardare. Bisogna fare, bisogna ovviamente, perché soprattutto abbiamo un patrimonio da salvaguardare, questo è inevitabile. Ma io mi volevo riallacciare un attimo a quello che si diceva in studio prima. Noi dobbiamo andare a Roma, ammesso che ci andiamo, dobbiamo andare a Roma, no, andiamo, cercando anche da imparare le no. grandi squadre. Andiamo perché... Roma, perché non andiamo a Roma. Sì, certamente sì. Era, no, ovviamente... forse si riferiva alla partita dopo, no, con la Lazio. No, io mi riferivo alla partita dopo con la Lazio. Dobbiamo andare a Roma. Dobbiamo andare a Roma anche per imparare da queste grandi squadre, perché io ritengo che la Lazio sia una grande squadra con dei giocatori importanti, quindi cercare di fare esperienza contro questi giocatori che hanno probabilmente una margine più dei nostri, in modo da poter sfruttare ciò che impariamo con quelle che sono le nostre vere partite, che sono il Verona certamente e la partita successiva. Questi non sono partite che noi dobbiamo perdere, perché il nostro campionato sarà con queste squadre, non con il Milan, con l'Inter, sì, con sono l'Inter. Queste sono le nostre partite. Bene, grazie Beppe, rientriamo in studio perché abbiamo le nostre scadenze. Adesso è il momento di andarci a rivedere le azioni principali della partita al Mentegodi con la Moviola in collaborazione con Dolcetti. Limitiamole a due azioni del primo tempo, poi faremo un breve break pubblicitario. Andiamo quindi a vedere immediatamente ciò che è successo al 17° minuto. Logicamente i microfoni sono aperti per tutti. Lazzari, che ha avuto un ottimo avvio, grandissimo primo tempo, va sul fondo, questa volta la mette in mezzo anche bene perché stavano arrivando i compagni, e qui è andata bene perché Cesar l'ha spedita alle spalle di Sorrentino. Gran giocata questa di... Sì, gran giocata, è la cosa che mi piace di più, 5 giocatori della SPAL nell'area di rigore, vuol dire che c'è mentalità per andare a far gol. Ecco che rivediamo ancora, ecco qui si è rivisto un po' anche l'atteggiamento della SPAL dell'anno scorso. E questo è sintomo di squadra. Ecco, rivediamo ancora l'azione... Il primo tempo si è visto molto del campionato scorso, sì. Cioè dell'atteggiamento della squadra dell'anno scorso. E perché te l'hanno permesso gli avversari, però secondo me è per quello, non perché noi riusciamo in questa categoria a dettare i tempi e a dettare il gioco. Non hai detto Maurizio, perché poi quando la vediamo dall'altra parte si dice ci sono sempre gli avversari che poi ti mettono in difficoltà. Quando capita dobbiamo sfruttare e fare vedere la SPAL quello che è grado di fare. Io direi, visto che siamo in notevolissimo ritardo, ci fermiamo ora.
dopo aver visto alcune pagine del libro del collega amico Mauro Malaguti, che vi invitiamo ad acquistare, non può mancare nelle vostre librerie. Proseguiamo con i riflessi filmati di Chievo-Verona-Spal, ancora Lazzari protagonista quando siamo al 21esimo minuto. Guardate come si beve Gobbi, lo ha fatto per tutto il primo tempo. Entra in area, qui invece sceglie la soluzione forse più difficile, perché Massimo, calciare sul primo palo con Sorrentino lì. Sì, doveva alzare un po' la testa e guardare la posizione dei compagni. Ecco, che vediamo ancora. Però l'atteggiamento della Spal è stato giustissimo, ha sempre attaccato in 4-5 persone, vuol dire che c'è una grandissima identità di squadra. Sì, fino a questo punto della gara. Allora Sandro, è solo una questione mentale che prima o poi arriveranno a fare le cose che magari facevano anche l'anno scorso. Ancora credo che sia una questione solo di tempo. Di tempi e di testa. Di tempi e di testa. Passano circa 8 minuti e questa volta è Grassi che va ad inserirsi in area e qui noi abbiamo qualche perplessità, vorremmo sentire un po' la vostra opinione anche rivedendo queste immagini. Grassi va a terra dopo il contatto con Rigoni, l'arbitro è lì a due passi, dice che a suo giudizio è tutto regolare. Viste invece queste immagini da dietro o anche dal basso? Ha fischiato fallo per il Chievo comunque l'arbitro, fallo contro non lo è mai secondo me. Per me è rigore grande come una casa, esatto. Non lo è mai, proprio se tu guarda le immagini. Ma se anche non dai il rigore, fallo contro non lo è mai. L'arbitro è lì. Ecco, quello che ci chiediamo è perché qui, giustamente Grassi va a protestare, dal VAR non sia arrivata nessuna indicazione. Perché... mi sono sbagliato io, che ti dica. Io quando l'ho rivisto, prima subito sembrava rigore, perché siamo portati a dire tutti rigore quando vediamo uno cadere in aria lanciato senza motivo. C'ha la palla nei piedi, a me sembra che questo lo sposta con l'anca. Non ti sembra rigore? No, perché ha messo il fisico, non è entrato sull'uomo, è entrato. Ma io. Io posso anche essere d'accordo. Ha fatto un po' di esperienza. Massimo, posso essere anche d'accordo con te. Sicuramente, però, non è fallo contro la Spal. Quello sono d'accordo l'arbitro. Quello, secondo me, non esiste proprio. Lì, Pezzuto, arbitro della Cambi, ha detto: cerchiamo di bloccare subito la situazione. Poi non so perché VAR e AVAR e quant'altro non si siano fatti vivi. Questo è un mistero. La Spal non ha ancora avuto un rigore, giusto? Esatto. Sì, nessuno ancora. Solo 5 contro. Ma siamo nella normalità. Questo è io negli anni avevo 1-2. Sì, ma si diceva. Col VAR le cose cambiano. Cambiano sempre per quelli più grandi. Beh, io qui non mi sento di assolvere né Pissuto né gli amici dei suoi amici, e non gli amici del VAR, erano Abisso e Martinelli. Andiamo comunque avanti perché abbiamo tantissimi argomenti da trattare. Mi piacerebbe soffermarmi per ore su questa situazione, di questo rigore non concesso. Azione. Questa è la bellissima azione costruita dalla Spal con le conclusioni in serie di Bonazzoli, Rizzo e Grassi e i tre miracoli consecutivi di Sorrentino. Guardate anche qui la conclusione con il destro giro di Grassi che sta per arrivare, tra l'altro terreno viscido, bravissimo Sorrentino qui, ha tenuto a galla. Ha salvato tre gol. Qualcuno ha gettato la croce addosso qui a Bonazzoli. Bonazzoli ha calciato bene sul portiere in uscita che ha chiuso lo specchio, non penso potesse fare molto altro, anche perché se rallentava la conclusione e tentava il pallonetto c'erano già i difensori che recuperavano. O poteva incrociarla. Però Massimo, c'erano i difensori che arrivavano. Io dal campo ho avuto la sensazione che Bonazzoli potesse fare di più, onestamente, però non è la mia sensazione. Rivedendolo sono ancora di questa idea, cioè quindi la penso un po' diversamente da te. Secondo me qualcosa di meglio in questa occasione poteva fare, però sono poi opinioni, diciamo. Comunque, ancora una bellissima azione. Quindi abbiamo visto 4 opportunità per la Spal. Il Chievo-Verona si avvicina alla porta di Gomis solo al 40esimo, ma non per suoi meriti. Una gentile concessione nostra. Per questo errore in fase di disimpegno di Felipe. No. Massimo, tu che giocavi spesso in questa posizione, come giustifichi Felipe? Un po' di sufficienza, si vede. Stoppa la palla, guarda, tranquillo, non è concentrato e capita. Di Fettucci dei brasiliani, poi ci pensa Gomis che sta facendo un grandissimo campionato. Sì, veramente bravo questo portiere, veramente. E lui andrà ai mondiali. E lui andrà ai mondiali.
Ecco che rivediamo ancora l'uscita di Gomisca, che qui si può combinare di tutto, puoi travolgere l'avversario, puoi farti saltare. Maurizio, grande Gomisca. Gomisca benissimo, non ha sbagliato niente quest'anno, forse è colpa sul gol in tutto il campionato fino ad oggi, ma quante volte ha salvato le situazioni. E poi grande attenzione in questa situazione qui, tanto c'è la palla il mio giocatore, si girano e vanno verso la porta, no? E invece lui è rimasto attentissimo, la palla è arrivata lì ed è riuscito partecipa molto all'azione, a togliere una palla a gol. Poi si è anche molto presente, anche sì, si vede dell'area. Che partecipa, perché ma lui è un giocatore, portiere moderno, ma non è un giocatore nostro, se non sbaglio. No, allora giocatore ufficialmente in prestito con riscatto obbligatorio l'anno prossimo. Quindi, si rimane in Serie A? No, a prescindere. Il giocatore, credo, una cifra superiore a 1 milione di euro, di poco. È resterà alla SPAL, quindi questo è un acquisto azzeccato. Un giocatore che dimostra di stare in categoria in Serie A, 1 milione non è niente. Non sono neanche soldi. Può essere già pronti per rivenderlo prima ancora che di averlo acquistato. Bravo il direttore in questo caso. Bravissimi a prenderlo. Tra l'altro oggi a Gomisca hanno estratto 2 denti, ci auguriamo che non ci sia alcunché di grave, tant'è che Semplici ha detto se Gomisca è a posto domani gioca lui anche in Coppa. Andiamo al secondo tempo. La musica, purtroppo vista la gara dall'ottica spallina, cambia. Andiamo al 14° minuto e subito Chievo pericoloso, cross di Birsa, giocatore che indubbiamente in categoria è tra i migliori come ruolo, gioca sulla tre quarti, testa di Tomovic e qui è andata bene. Questo è solo in mezzo all'area, io non capisco. Tutti, ecco. Tutti si fanno attrarre dalla palla, nessuno guarda l'uomo. E da qui sono iniziati i problemi difensivi, no? Le occasioni lasciate. Però rivediamo ancora intanto completamente qui libero. È andata bene, quindi diciamoci la verità. 7 giocatori della SPAL e 4 del Chievo. È andata bene, è andata di lusso. Solo Soletto. Passano pochi secondi, la SPAL reagisce, quindi noi diciamo sì, la SPAL c'è ancora, l'incursione di Rizzo che si libera bene, si porta il pallone sul destro e ancora San Sorrentino, palla questa ancora velenosissima perché picchia a terra proprio a pochi centimetri dal portiere del Chievo. Ma vedi che comunque attaccano sempre in 4-5, eh? Cioè non è che ci sia difesa, io non l'ho visto la partita, però guardando qua dico che la SPAL ha avuto l'atteggiamento giusto, cioè sempre 5 giocatori che attaccano la porta non è poco. Cioè qualche volta in fase di non possesso però ti abbassavi troppo, era quello il problema, le due linee soprattutto si abbassavano troppo. Si devono alzare i difensori. Mi riferisco a una delle due linee, quella della difesa. Il centrale che guida la difesa deve alzare la squadra e rimanere corta. Mani nei capelli. Se la squadra rimane lunga e si evidenziano di più i difetti. Mani nei capelli giustamente per Rizzo, arriviamo ai 2 episodi decisivi perché poi altro non è successo. Siamo al 20°, la SPAL è ancora in vantaggio. Questo rimpallo dopo il cross di Gobbi tra Pellissier che era entrato da pochissimo e Felipe. Felipe riporta la peggio nel duello aereo, poi non c'è un giocatore della SPAL che Felipe vada. È messo male. Perché deve fare la diagonale e deve arrivare lui in sostegno del compagno. E l'ultimo di là è lui, no? Giusto? Sì, quello sì. Che cade per terra. Esatto, è lui. Lì si è già lui fatto. Se non senti l'avversario, lo perdi in area, è fatica. Poi la palla arriva lì ad Inglese tra 2 spallini e la mette dentro. Vedi? Rimane lì dove c'è Inglese. Che è più svelto di tutti gli altri. I 2 difensori della SPAL sono a 1 metro dall'area piccola. E sono fatti anticipare tutti. E d'altro canto sono quei palloni che, ad esempio, arrivano nella zona di Paloschi e sono giocatori questi come Inglese e Paloschi che capitalizzano. Sì, però vedi, tendono ad abbassarsi troppo. Su una palla che non è una palla dal fondo. Che arriva dalla tre quarti. Esatto. Tutti dentro l'area, guarda, tutti dentro l'area. 2, 3, 4. Deve prendere il difensore sul cross, sì. La legge tutta. Il difensore dalla parte opposta, che è quello che vede meglio di tutti, deve leggere lui la situazione. Legge, fa un passo prima dell'altro, invece si è fatto, direi, anticipare da Pellissier, anche se Pellissier l'ha preso sporca. Sui cross sono sempre gli esterni dalla parte opposta che determinano anche il quinto, che è Mattiello, non so dove fosse perché non si vede, non c'è, non vede, ma non c'era neanche bisogno perché comunque eravamo in superiorità numerica. È questo il dispiacere. Passano
17 minuti, succede poco, dico bene Andrea, no, chi lo spinge, ma niente. Però c'è il gol del 2-1. E qui è un'altra dormita generale. Birsa, l'imbucato per Pellissier, che è bravissimo di prima intenzione, vede il movimento del compagno. E altrettanto bravo, è inglese, controllo e conclusione. Chi di è il 15? Però Vaisanen può fare di più e meglio. Qui, eh. E anche lì ha fatto lo stesso errore che era stato fatto prima. Vaisanen non può. Vedi, si fa prendere quel metro lì che Vaisanen dopo non può. No, li guardate, mette la mano. Guardate anche come viene tenuto in gioco Pellissier, mi pare da Vicari. Direi che anche Felipe qui non è ben posizionato. Sì, sì, d'accordo, però dopo insomma Vaisanen può. Vedi, fare vedi come meglio. Ci si abbassa? Vedi? Sì. E la doppietta quindi di inglese qui, e la SPAL finisce KO. D'altro canto anche semplice, dobbiamo lavorare su questi particolari, lo ha ribadito anche oggi Valentino. Comunque il Chievo ha 20 punti come il Milan, non è una squadra poi così scarsa. Milan che oggi ha 20 punti come il Chievo. Vabbè, però insomma il Chievo è una squadra consolidata, non è più la classica neopromossa, una squadra che insomma in Serie A dice la sua. E oggi a Milano è arrivato anche il cambio di panchina, poi parleremo anche di questi sei allenatori già cambiati in Serie A. Valentino. Come ogni lunedì vi ricordo che il salumificio Magnoni offre ai nostri ospiti il buono per il ritiro di una porzione di salame da sugo IGP e invito anche tutti i telespettatori a fare un salto al negozio di Borgo di Vigrano Mainarda, visto che si stanno avvicinando le feste. Il salumificio Magnoni dispone dei prodotti buonissimi della nostra tradizione gastronomica ferrarese. Si dice in precedenza? Sei panchine già saltate in Serie A. Tutte le panchine che sono saltate. Mi pare che solamente il Benevento abbia avuto delle nessun beneficio. Ecco, bravo. Non ha avuto il Benevento. Ecco, ricordiamo Benevento, Genova, Sassuolo, Udinese, Cagliari oggi Milan. Genova addirittura Ballardini fa immediatamente 4 punti di cui 3 in trasferta. Che è l'ultima. Adesso vediamo cosa succede con il Milan, ma il Milan ha tanto speso, ma ha male speso secondo me, perché una squadra che ha preso due giocatori. Non ha mai speso così tanti soldi il Milan. Ma due giocatori importanti con personalità, i famosi palluti che dovrebbero essere Biglia e Bonucci. Mentre tutti gli altri sono giocatori che erano equivalenti a quegli altri. Esatto, Biglia infortunato, Bonucci sembra in crisi. Dai via Bacca e Maurizio, ti interrompiamo perché abbiamo un ascoltatore in linea, poi torneremo su questi argomenti. Vale? Buonasera, dovrebbe essere un telespettatore. Buonasera. Chi parla? Mi chiamo Alessandro, chiamo da Ferrara. Prego. Salve Alessandro. Intanto, buonasera a tutti i presenti. Buonasera a lei. Niente, io volevo dire solo due parole. Cioè, io credo che fondamentalmente ci sia da valutare veramente il nostro allenatore semplice. Io mi dispiace dirlo, però credo che l'allenatore non abbia dato a questa squadra la sua struttura giusta. Non infonde, secondo me, quella sicurezza e quella volontà che i giocatori devono avere in campo. Non si può vivere tutte le domeniche guardandoli e poi soffrire così, battere le mani, cioè bisogna infondere sicurezza a questi giocatori. Io li vedo persi, specialmente nel secondo tempo quando tornano in campo, mi sembrano altre persone, cioè non credo che l'allenatore abbia fatto secondo me il giusto lavoro. Mi dispiace, però, come hanno fatto altre squadre, Benevento e altri hanno cambiato l'allenatore, stanno avendo qualche risultato in più e quindi io penso che se non cambia bisognerà trovare un'alternativa. Questo è quello che io penso. Dispiace, però è così. Io la penso in questa maniera. Grazie per avermi ascoltato e buonasera. Grazie a lei. Vorrei sentire prima di dare la mia opinione, perché vorrei darla anch'io, a Raffica Massimo. Io non sono d'accordo. Neanche io. Maurizio. Beh, non è un problema di allenatore la SPAL. Assolutamente. E non è neanche ultima in classifica. Esatto. Anch'io sì, non sono. Devono arrivarne tre dietro la SPAL. Non mi pare che la SPAL giochi male, non mi pare che anch'io non ci sono siano d'accordo. Delle colpe da imputare all'allenatore. Velocissimamente, perché siamo in grandissimo. È questo che bisogna saper distinguere dentro le società. È certo. Il momento. Velocissimamente, perché siamo in grandissimo ritardo. Beppe, avete sentito? È arrivata questa telefonata da un telespettatore che vorrebbe l'esonero di Leonardo Seguici, il cambio. Velocissimamente, però, la vostra opinione in merito. I tuoi ospiti.
A mia opinione assolutamente no. Enrico? Io assolutamente no, terrei andrei avanti con il nostro mister perché lo merita. Fai un giro Daniela, consentiamo tutti i nostri ospiti. No, assolutamente no, è stato l'artefice della promozione e si deve giocare le sue carte fino alla fine. Sentirei anche da Franco. Andiamo anche dietro. No, non sono per niente d'accordo. Sentiamo anche ce lo dobbiamo tenere. Tifosi, voi... Semplici, sempre avanti fino alla fine e ci crediamoci in questa SPAL. Crediamoci. Qui l'opinione è unanime. Anche qui in studio semplici, perché io si va, poi, non mi accodo, mi metto in testa al gruppo però semplici. I problemi sono altri, li abbiamo già sottolineati. Però bisogna dire che come il nostro telespettatore Alessandro, diversi anche telespettatori ci hanno scritto la stessa cosa per messaggio, quindi... Bene, dico bene perché è bene. Fiducia al mister. Andiamo con adesso il nostro gioco? Adesso è il momento del nostro gioco, in collaborazione con Femet, andiamo a vedere lo spot. Anche questa sera il telespettatore più rapido che risponderà alla domanda che sto per farvi si potrà giudicare un bellissimo SPAL Watch e vi ricordo che potete rispondere solo chiamando da telefono fisso, quindi al numero 0532 90 89 02. E la domanda di questa settimana è: in Serie A, in caso di arrivo di due squadre a pari punti, come viene stabilito il posizionamento in classifica? Avete pochissimi minuti per rispondere alla domanda, intanto andiamo a vedere chi è stato il migliore in campo al Bentegodi con l'Hit Parade bianca-azzurra in collaborazione con Utensileria Bondenese. Come ogni settimana i giornalisti ferraresi hanno indicato il migliore in campo, ieri il Resto del Carlino, la Nuova Ferrara, Telestense, www.telestense.it e lo spolino.com hanno indicato Lazzari all'unanimità, Lazzari che poi è stato anche l'autore dell'azione che ha portato al momentaneo vantaggio biancazzurro. Invece la nostra classifica però rimane Antenucci con 12 punti, seguito proprio da Lazzari in seconda posizione con 11 punti, terzo abbiamo il portiere della SPAL Gomis con 8 punti. Adesso noi ci fermiamo per la pubblicità. Siamo alla mezz'ora a Bergamo ed è passata in vantaggio proprio l'Atalanta qualche minuto fa con Ilicic, quindi Atalanta 1, Benevento 0. Adesso io vi ricordo il nostro sponsor, il Caffè Crifi, che collabora sempre con Cristante, noi. Cristante, abbiamo visto Cristante. Cristante, ha fatto gol Cristante, comunque il Benevento sta perdendo, tanto per cambiare. Caffè Crifi, il caffè degli sportivi, l'inconfondibile. Questa critica sta risalendo la classifica, ha vinto anche sabato ad Ancona, è un bel duello che si va a profilare con la Samba di Porto Maggiore. Vale? Adesso dovremmo avere un telespettatore che è pronto a rispondere al nostro quiz, buonasera. Buonasera. Chi parla? Sono Marco da Cesena. Bene Marco, allora. Da Cesena ci chiama. Da Cesena, però è un Cesena che sta vincendo 1-0, ormai ha vinto 1-0. No. Ma sono ferrarese dalla nascita, quindi bene. Da sempre. Comunque diamo anche questa notizia al 94esimo, Cesena 1, Brescia 0. Allora, in Serie A, in caso di arrivo di due squadre a pari punti, come viene stabilito il posizionamento in classifica? In base allo scontro diretto delle due squadre. Esatto. Risposta esatta. Rimani in linea. Sai perché abbiamo oggi deciso di fare questo quiz? Perché... si guardano le classifiche e si vede che la SPAL è dietro il Genoa in questo momento, perché è buon uso che fino a quando non sono stati disputati entrambi gli scontri diretti non si tenga conto di questa situazione, bensì la SPAL oggi sarebbe salva, bensì la differenza reti generale, quindi chiariamo una volta per tutte, SPAL a 10 punti in compagnia del Genoa, ma SPAL che oggi sarebbe salva in virtù del successo 1-0 proprio sulla formazione rosso-blu. Vorremmo, ne approfittiamo dato che sei in linea, la tua opinione su quello che abbiamo detto in studio, quindi sulla situazione in casa SPAL, se necessitano o meno correttivi, e anche la tua opinione in merito alla telefonata di chi ti ha preceduto, scusa se ti do del tu, ma sportivi siamo un po' abituati così, sul discorso legato a Leonardo Semplici. Ma io ero a Verona a guardare la partita della SPAL e penso che per 60 minuti e passa la SPAL abbia veramente dominato, e il dispiacere proprio è di buttare via delle partite così, con punti che probabilmente persi per strada e diventeranno poi difficili anche a livello spesso psicologico per i ragazzi recuperare. E io credo che più che altro il discorso di Semplici, secondo me la SPAL ha bisogno di un innesto o due a gennaio veramente di esperienza. Ecco, in quali settori?
Adesso come adesso io direi a centrocampo è sicuramente un difensore centrale che guidi la difesa come avevamo negli anni passati i vari Cottafava per la categoria, e quindi gente che sappia anche guidare il reparto difensivo per evitare gli errori che si sono visti a Verona sabato sera. Bene, ti ringraziamo, è un discorso che avevamo già intavolato in precedenza, d'accordo, per i centrocampisti ormai non ci piove, questo lo andiamo dicendo dall'inizio, da mesi, da quando non è stata inserita una vera e propria anche alternativa a Viviani, anche perché in caso di infortunio, tocchiamo ferro, l'ex giocatore del Bologna, bisogna visto adattare, che sembra di capire che non ci sia grande fiducia né in Bellemo né in Vitale, anche perché sono molto giovani, sarebbero veramente guai grossi. E si diceva questo. Infatti ieri mancava Viviani e ha giocato Schiattarella, quindi è un adattamento. Come era già successo ancora in Serie B una volta o due. Ma già in estate semplice aveva detto l'unica alternativa per questo ruolo Schiattarella. È Schiattarella. Discorso difensore, quello che avevamo sfiorato in precedenza, poi chiamiamo in causa anche gli amici presso l'officina Vingozzi. C'è un po' questo interrogativo, perché si parla di un leader, di un uomo guida, ma e Vicari dove lo mettiamo? Che forse, perlomeno a mio giudizio, è il miglior difensore che la Spal ha. Il giocatore è bravissimo. Anche per me. Il giocatore è bravissimo, ma non c'è bisogno. Per me è anche oltretutto in fase di crescita, in continuo miglioramento, per quello che ogni tanto magari sbaglia una partita, perché quando si è in continuo miglioramento poi c'è la settimana che ti fermi, sbagli o non sei concentrato, quindi io parlo in questo caso da addetto ai lavori, quindi io so che Vicari andrà sempre al miglioramento. Non è che per forza deve essere un giocatore che prende il posto a Vicari, si può prendere un bel centrale difensivo a tre con tanta esperienza che dà una mano anche agli altri. Quindi diciamo, facciamo ipoteticamente Massimo, guardando i tre centrali da destra, X, Vicari e Felipe, lo mettiamo qui dove sabato ha giocato Väisänen? Ma penso lo mettiamo, sì. Senti, siamo noi che facciamo la formazione e facciamo il mercato. Dipende poi dopo dall'allenatore, però credo che un difensore ci voglia, da quello che ho capito. Ecco, Economo ha giocato pochissimo, potrebbe essere un aiuto? Io non lo conosco, non l'ho mai visto. No, Economo fece quel gran campionato due anni fa, poi dopo si è perso, domenica addirittura ha fatto dei disastri domenica scorsa, quindi non è neanche... domenica mi sento di assolvere perché il secondo fallo giustamente lo ha speso per evitare quello che era successo con il Napoli in altre circostanze. Non puoi buttare dentro nel momento in cui lui è in difficoltà, quindi c'è da aspettarlo, deve avere un altro davanti che gioca al posto suo, così lui si può riprendere piano piano e poi ridiventerà, io spero, un giocatore importante, al che io i greci non ci ho mai creduto, quindi che vengano a insegnare a fare i difensori agli italiani ci ho creduto sempre poco, ma questa è una forma mentale mia perché forse sono troppo vecchio, ma che ci siano dei greci che vengano a insegnare a noi come si difende faccio un po' fatica. Il giocatore comunque, devo dire, per quando l'avevo visto era molto bravo, in più ha una fisicità straordinaria, che è 1,94 e 85 kg, è un giocatore che serve lì dietro, ma serve un giocatore oltre che fisicamente prestante, servirebbe con grande attenzione che non faccia degli errori pacchiani come ha fatto nelle ultime gare. E siccome io so che ci può arrivare, devono mettergli uno davanti e attendere che lui si... non so se con la sosta, giocando di meno, si possa anche mentalmente rilassare. Passiamo ai nostri amici che si trovano all'autofficina Mingozzi. Avete sentito un po' tutti questi discorsi, certo, un giro di opinioni anche a partire dagli amici cestisti che stanno vivendo un bel momento. Sì, vai da Michele intanto. Intanto che Daniela va da Michele, ti dico io, ma perché non provare Vicari centrodestra della difesa? Dai Michele. Ma io, per quanto posso dire la mia da poco esperto, un paio di centrocampisti in più non farebbero male. A me, sinceramente, scusate, non piace assolutamente Viviani, perché tiene troppo la palla e quindi la squadra si ferma con Viviani in campo. Secondo me è una squadra globalmente come la Spal, deve correre tre volte quello che corrono gli altri avversari e quindi uno come Viviani il gioco lo rallenta. E mi fermo. Enrico?
Sicuramente bisogna fare degli acquisti, 3 o 4 giocatori, però quello che mi auguro è che non siano giocatori che siano fermi come purtroppo abbiamo preso in estate, giocatori che non avevano minuti nelle gambe, che erano giocatori che sono venuti da noi, però erano, diciamo, tra virgolette, scarti di altre squadre. E mi auguro che anche il mister faccia qualche volta in più un 4 in difesa, che secondo me anche col Chievo ci stava nel momento in cui ha visto che la squadra stava ritornando un po' troppo verso la nostra porta e si era abbassata molto. Io penso che cambiare qualche volta il modulo ci dia qualcosa in più, ecco. Chiudiamo il giro con Franco. Ce la fai, Daniela? Sì, sì. No, io non lo so, intanto bisogna sentire la società se è disponibile a fare degli acquisti, e questo mi sembra basilare. Poi che ci voglia un difensore, credo che si veda, che si sia visto, poi che sia di centrodestra o di centrosinistra, che possa sostituire o non sostituire Vicari, non ha importanza. Un perno difensivo importante serve, ma serve soprattutto, l'ho detto prima, quello che io chiamo un direttore d'orchestra, uno che sappia dettare i tempi, che sappia dirigere e gestire la squadra. Serve un leader, io non lo so se leader oggi è la parola giusta, perché tutti noi chiamiamo leader tutti quanti, quindi non lo so, però serve un giocatore che abbia l'intelligenza giusta per questa squadra, che sappia dettare, ripeto, i ritmi, i tempi, perché altrimenti noi faremo fatica. E in ogni caso voglio ribadire che il nostro campionato comincia con il Verona, con Benevento, con Benevento, certo. Con le squadre che sono alla nostra portata. Dobbiamo giocare le partite con le squadre importanti a viso aperto, certamente, non dobbiamo avere paura di nessuno, ma dobbiamo imparare da queste grandi squadre, perché dobbiamo imparare a stare in Serie A se vogliamo continuare a starci. Idee abbastanza chiare qui all'officina Mingozzi. Sentiamo anche qui gli amici in studio, due temi che sono usciti dal colloquio con gli amici di questa officina Mingozzi. Viviani, l'eventuale cambio di modulo. Io ho sempre creduto poco ai moduli, credo molto ai giocatori, all'attenzione, a quello che metti in campo. Poi io Viviani non l'ho mai visto giocare quest'anno, perciò non posso esprimere giudizi. Gli altri anni l'avevi visto però. Sì, è un giocatore un po' compassato, non ha un grande ritmo, è vero, però non posso dire altro in questo momento. Maurizio. Ieri mi aveva fatto un'intervista a lui sul giornale. È vero. Il 7-8 agosto. E adesso quello che ho detto il 7-8 agosto, cioè non è che ci vuole un mago. Viviani è quello lì, ha i ritmi un po' bassi, è un giocatore che non ha rapidità né di giocata, non ha neanche fisicità, e quindi sinceramente fisicità è quello sì, inteso come dico io, che non ha aggressività, scusa, ho sbagliato il termine. Non ha cattiveria, non ha aggressività, non ha ritmo, non ha frequenza. Comunque quindi, non è neanche semplice trovare un giocatore con quelle caratteristiche. Il giocatore che è stato proposto, che stiamo parlando, che scrivono i media, cioè che a me è sempre piaciuto fin dagli albori della Serie C, è Valdifiori, che è tra l'altro il figlio di un ex giocatore della Gentana, che mi ricordo io, quindi è pure di qua vicino, è un romagnolo. Al di là di quella della sua natura geografica, il giocatore, come l'ho visto io, era un bravo Valdi giocatore. Valdifiori sarebbe una ciliegina. Ci sono però due situazioni da vagliare: se il Torino è disponibile a privarsene e contemporaneamente quelli che sono cose che leggo costi. Adesso ho letto questo nome, è un nome che conosco, nome che e posso avallare. La di dietro in difesa l'abbiamo appena detto prima, che sia un centro-sinistro, un centrale, un destro è uguale. Ha ragione, io sono anche d'accordo, Vicari può giocare anche a centro-destra, se viene un grande di questo centrale. Ne abbiamo già parlato. Discorso modulo. Il modulo contano niente. Come dice Massimo, è vero, è l'atteggiamento dei giocatori e degli uomini che vanno in campo. Però io ti dico che nei tanti anni di lavoro, in altre categorie, non queste, tante volte mettere un centrale, un giocatore, una squadra che sta perdendo molto, mettere un giocatore in più difensivo davanti alla difesa, per esempio trasformare un 4-4-2 in un 4-4-1, cioè con un mediano in più, che è un difensore davanti alla difesa in poche parole, mi ha portato risultati, cambiare per esempio un 4-4-2 con un 3-5-2 ha cambiato i risultati, ma perché?
perché poi la gente si accontenta dei numeri. Ma perché ma sono quelli, i giocatori, giocatori o due ma sono che i giocatori che fanno i moduli. Sono i giocatori o due sono che i giocatori che fanno i moduli. Che portavano e quel giocatore cambiando il modulo dovevi cambiare necessariamente. Io ricordo uno in più. Un episodio bellissimo, vorrei che Mauro me lo confermasse. La SPAL gioca a Crema con il Pergo Crema l'anno del tuo ritorno a Ferrara, C2, quando c'era la coppia Fabri Alviero. Sì. Che bella cosa. Mi è stato detto che ad un certo punto negli spogliatoi prima dell'inizio di quella gara che poi la SPAL stravinse, dopo 10 minuti vincevate 3-0, tu e Franco Fabri abbiate chiesto a papà Givillo, definiamo così, ma chi fa l'ultimo, chi fa il libero? Il Givillo cosa vi ha risposto? Questa non me la ricordo. Fate voi. Ah sì, sì, è vero, lui ci diceva spesso questa cosa qua, avete giocato talmente tante partite in Serie A tante volte che decidete voi come mettervi. Ecco, per dirti, alla fine poi sono i giocatori che fanno... Beh, io lo so, io siamo stati là dentro qualche anno, no Massimo? Tu anche più, tu tanto più in su di me, ma voglio dire, ci sono stato a livello direzionale, li ho visti da lavoratori a... Il cambio di modo, con i due esterni, è perché doveva giocare un esterno che non giocava mai, magari è quel giocatore che trascina tutti gli altri, capito? O che Andrea, smuove... Dobbiamo... Flash, sul modulo sono d'accordissimo con loro, non aggiungo altro. Su Viviani lo ammetto, per me è stata una delusione finora. Viviani è stato uno dei giocatori più deludenti di questo inizio di stagione. Mi fermo qua. Vale? Adesso invece andiamo a vederci quali sono stati i tre gol più belli della 14ª giornata del campionato di Serie A con la nostra rubrica in collaborazione con Falegnameria Faccini. Andiamo a vederci le tre reti che abbiamo scelto, ce ne sarebbe stata anche una quarta, siamo stati un po' combattuti, alla fine abbiamo scelto questi tre gol. Sul gradino più basso del podio abbiamo inserito la seconda rete dell'Inter a Cagliari, la conclusione al volo di Brozovic che si è coordinato nel migliore dei modi, tra l'altro Massimo ha fatto anche un passettino indietro per trovare la coordinazione ideale. È un buonissimo giocatore, a me piace tantissimo Brozovic. D'altro canto parliamo di giocatori sopra la media. Ecco, viene lasciato completamente libero dai difensori del Cagliari, certo, in questa frangente. Nota dolente i difensori. Va ad esultare sotto la curva al secondo posto. Rimaniamo ancora a Cagliari e c'è questo che per me è un bellissimo gol di Pavoletti. Sì. Anche qui i difensori... Ma i difensori dove anche sono? Anche lui molto libero, cioè, ma... bel gol ma molto libero. Ma un tuo allenatore cosa ti avrebbe detto se la tua squadra avesse subito un gol di questo tipo? Un gol su un cross da 30 metri, cioè vuoi da tre quarti, dove leggi la situazione dalla parte opposta. Questo calcia tutto solo, bellissimo gol, non c'è niente da dire. Però non c'è nessun contrasto, non c'è nessuna... Leggibilissimo. Una cosa. E siamo a livelli alti perché insomma la difesa dell'Inter è... Siamo una squadra più in classifica. È una punta sola di peso, c'è solo quella da controllare, neanche quella da controllare. Sì, è una cosa assurda. Andiamo a vedere invece quella che secondo noi è stata la rete più bella, anche se c'è stato il gol della Juventus, quella di De Ciglio, comunque... El Shaarawy. Come va a girare questo pallone? Sì, però anche il difensore, come lo marca? Guarda, gli passa davanti e non può. Tu leggi una palla da 30 metri di aver già fatto la diagonale. Nel momento che parte la palla, tu devi già fare il parte sempre in ritardo. E anche questo è un cross dalla tre quarti. Perché non legge la situazione prima? Purtroppo è il male dei difensori da adesso. Abbiamo visto il male dell'Italia di adesso. Mi dispiace dirlo, ma è così. Non è più così. Abbiamo visto dei gol molto simili, però tutti. Ha ragione Chiellini. Non nascono più giocatori difensori, non li addestrano più anche Massimo. Non li addestrano più, sì, è vero. Come invece stanno facendo in Germania. In Germania stanno addestrando i difensori. Cominciamo. Noi siamo sempre stati il paese con i più forti difensori al mondo. Vale. Si sta giocando il terzo dei 4 minuti di recupero concessi dal direttore di gara a Bergamo. L'Atalanta è sempre in vantaggio per 1-0 sul Benevento. Adesso noi ci fermiamo per la pubblicità. Si è conclusa anche il posticipo della 14ª giornata di Serie A, l'Atalanta ha vinto e il Benevento purtroppo per loro, dai poverino, almeno uno, non ce la fanno però a fare dei punti e speriamo che non li facciano insomma fino al girone di ritorno. Io penso che Valentina dice che se lo fanno oggi c'è meno possibilità che lo facciano contro le altre squadre dopo magari di sotto. E adesso andiamo a vedere le ultime posizioni della classifica della Serie A. Ci sono Udinese e Crotone con 12 punti, Sassuolo è fermo a 11 punti, il Genoa e la SPAL 10 punti, il Verona 9 punti e il Benevento in ultima posizione con 0 punti. Vostra opinione, ormai Benevento spacciato?
Beh, 14 partite senza fare un punto, penso proprio di sì. Ecco, ma che cosa potrà incidere il Benevento nel girone di ritorno? Ma lì dipende sempre dalla società, dall'allenatore, se non la buttano in vacca, come che il termine da usare è quello lì, se ci tengono, dobbiamo anche pensare che i giocatori si devono anche mettere in mostra per avere un nuovo campionato, esatto. Quindi all'interno delle spogliatoie poi ci vuole l'allenatore giusto, i dirigenti giusti che tengano motivati in continuazione questa squadra e questi uomini prima che giocatori, perché dice ragazzi qui è così però... Ma secondo voi al mercato di gennaio la società nel momento in cui il Benevento se dovesse ritrovare ancora 0 punti, speriamo sia così perché vorrebbe dire che la SPAL avrebbe fatto bottino pieno fra un paio di settimane al Vigorito, potrebbe sbaraccare? Sbaraccare non credo. Ma io conosco personalmente Vigorito, proprio personalmente conoscevo meglio suo fratello che è mancato, ma è una persona che non vorrebbe mai perdere, poi si è trovato in questa situazione, ha mandato via il direttore sportivo e da quello che io so, da giornalisti del posto, non vuole neanche più avere un direttore sportivo, non vuole neanche più avere, farà lui o farà il suo genero che è un ex giocatore. E lui però è un orgoglioso, io penso che lui farà comunque quello che è in grado di poter fare a livello economico perché... economicamente anche lui ha delle possibilità, un'azienda grossa dietro, quindi tenterà fino all'ultimo, però non credo che metta lì 100 milioni per dire tentiamo di salvarci. Se io fossi lì lo sconsiglierei, però poi dipende anche da chi è circondato, da chi è attorniato e da chi, quindi a ripartire i tifosi ormai si accontentano di vedere delle buone prestazioni, ma poi alla fine 1-0 è sufficiente per non portare via. Magari punti. Nel girone di ritorno a qualche punto potranno anche farlo, chi lo sa, perché poi dopo, come dice Maurizio, i giocatori avranno una motivazione personale nel farsi... Nel comunque non è semplice lavorare per tutti, è un po' un dramma sportivo, diciamolo, insomma, ecco. Comunque non è mai capitato che una squadra in 14 partite non faccia neanche un record punto. Negativo ormai mondiale questo, certamente europeo. Vale, abbiamo prima visto i più bei gol della giornata. Adesso andiamo a vedere come è cambiata la classifica dei marcatori della Serie A in collaborazione con Autofficina Mingotti. Con la doppietta rifilata al Cagliari sabato sera, Mauro Icardi dell'Inter sale a quota 15 reti, così come il capocannoniere della Serie A Ciro Immobile. In terza posizione invece c'è Dybala con 12 gol. Ecco, abbiamo appena visto anche la professionalità dell'Autofficina Mingozzi. A voi Beppe cediamo la linea perché vorremmo innanzitutto chiedere all'amico Mingozzi un po' quella che è la caratteristica della sua attività e poi sentire un po' da tutti voi, dopo arriveremo anche in studio, qual è la squadra, quali sono le squadre, Verona e Benevento a parte, su cui la SPAL dovrà fare la corsa per la salvezza. Allora, Officina Mingozzi. Beh, intanto questa è un'officina multimarche, noi ripariamo tutto ciò, se si può dire, se è un termine che si può usare, ripariamo tutto ciò che sta dentro i due paraurti e quindi siamo in grado di intervenire con le strumentazioni giuste, con la tempistica giusta, con la competenza che serve, con la professionalità soprattutto che serve. Siamo, ripeto, multimarche, vuol dire che ripariamo tutti i tipi di vetture che sono sulla strada. Siamo un centro di revisione, come ho sentito dalla pubblicità che stiamo facendo, siamo gommisti, carrozzieri, insomma abbiamo cercato ho cercato di creare un'officina che sia adatta per il cittadino ferrarese. Quando il cittadino ferrarese si sveglia e ha un problema della vettura deve pensare all'officina Mingozzi, questo è il mio credo, spero che vada bene per tutti. Per la retrocessione invece? Per ciò che riguarda invece le squadre, io credo che, l'ho detto prima, noi dobbiamo combattere con il Verona, anche con il Chievo, nonostante abbia qualche punto più di noi, diversi punti più di noi, dobbiamo combattere con il Genoa, sono 10 dobbiamo punti combattere in più, con il Benevento, con il Crotone, questi sono, sì certo, ho detto qualche punto in più, ma queste sono le squadre che debbono fare il nostro campionato, noi dobbiamo misurarci con queste, da tutte quelle altre noi abbiamo solo da imparare, dobbiamo fare esperienza e facendo esperienza poi ce la faremo. Io
dico forza Spal. Beppe, cerchiamo di individuare una squadra a prescindere dal Verona e dal Benevento. Secondo i tuoi ospiti, qual è la squadra più debole del gruppo che parte, diciamo, dal Cagliari che ha 15 punti per arrivare poi Udinese e Crotone a 12, Sassuolo 11, Genova 10, facciamo in disparte Verona e Benevento. Io sicuramente direi Crotone, che penso che sia quella, anche Ferrara quando è venuta si è pareggiato, però penso che sia molto alla nostra portata. Le altre un po' per blasone sono un pochettino superiori, penso. E per Michele qualcuna che possa essere risucchiata di quelle che per adesso sono? Io tirerei dentro anche il Sassuolo, non si sa mai, è lì vicino. Sassuolo e Udinese secondo me potrebbero essere tirate dentro. Però secondo me devono fare la corsa su loro stessi. Bene, Beppe, anche la tua opinione. Flash. Penso che comunque più di 5-6 squadre alla fine non saranno a lottare per la salvezza. Non si è espresso nei particolari, Beppe. Massimo, 5 squadre, un mini torneo di 5 squadre, se ne salvano due. Allora, se ne tu salvano due. Quindi tu, diciamo, Spal, Udinese, Sassuolo, ecco, Crotone. Il Cagliari lo lasciamo fuori? Puoi mettere anche il Cagliari, però sono 5-6 squadre, è un campionato a parte. Massimo, è facile dire ciò. È facile dire ciò. Tra queste 4-5 squadre, ma l'importante è che ne arrivino 3 dopo di noi. Bravo! Cioè, alla fine, alla fine questo è importante. Bisogna fare corsa. È difficile, però sentire un po' la vostra faranno opinione. Anche loro le stesse considerazioni che facciamo noi. Fammi la tua considerazione, a tuo giudizio, tra Genova, Sassuolo, Crotone. Il Genova secondo me si salva. Si salva. Sassuolo. Ha preso un allenatore molto esperto. Sassuolo. Il Sassuolo secondo me fa fatica. L'Udinese è comunque una squadra blasonata per queste categorie e poi c'è Crotone. Quindi direi che Massimo vede le più pericolanti Crotone e Sassuolo. 5-6, dopo speriamo che arrivi anche il Cagliari, che arrivi il Genova, per carità, però... Siate più espliciti voi, sbilanciatevi un po' di più. È difficile. Io mi sbilancio, guarda, Crotone, Benevento e Sassuolo vanno giù, la Spal si salva. Crotone si può risucchiare dopo il Sassuolo, il Genoa sono convinto che ne uscirà per blasone, storia, tradizione, qualità, ne uscirà. Credo di sì. Quindi Crotone è la squadra su cui fare la corsa, in secondo, in subordine, il Sassuolo. Fatto chiaro? Torniamo al discorso che avevamo lasciato un po' in sospeso prima, già 6 cambi di allenatori. Già 6 cambi di allenatori. Vuol dire più o meno un terzo, visto un che terzo, le squadre sono 20. Sono 20, poco meno di un terzo. Sai, il problema è che tante volte dei progetti si sa che tante volte si parte con un obiettivo e poi dopo succede che in corso d'opera anche c'è poca pazienza in certe situazioni, tante volte c'è anche il cambiare per anche il gusto di cambiare, quindi io ti ripeto, qui come abbiamo detto prima non credo che sia proprio utile e neanche positivo prendere in considerazione l'ipotesi di un cambio di allenatore. Maurizio, secondo te tutti giusti questi cambi? Era doveroso cambiare per tutte queste squadre? Per giustificare, per vedere il giusto di un cambio, visto da fuori sembrano tutti giusti. Visti da fuori sembrano tutti giusti. Visti da dentro, ognuno avrà le sue motivazioni. Ma tu pensi che mi è capitato di dover cambiare un allenatore perché il presidente, sai, perché quelli della curva si lamentano. Allora bisogna cambiare l'allenatore, ma il presidente non è così. E invece hai dovuto anche mandarlo, sai, poi dopo i risultati non arrivano. Cioè, tu devi sapere che tipo di allenatore hai, tu società, ci sono le persone preposte. Se sai che è bravo, prima o poi i risultati vengono. È giusto cambiare. Se non è bravo, ha vinto domenica, non lo cambiamo. Domenica dopo. Questo lo chiedo a tutti voi. Era giusto cambiare Montella, Massimo? Non lo so. Non lo so, sinceramente sono rimasto un po' stamattina quando l'ho saputo. Con Gattuso poi. No, ma io da fuori non l'avrei mai cambiato, visto da fuori, poi dentro magari si sono litigati. Forse l'avrei cambiato prima, ma adesso... Non sappiamo quello che è successo dentro. Secondo voi Gattuso è pronto per allenare il Milan? Ma è una bandiera, adesso ci vuole un gestore, uno che calmi un po' la piazza. Vi vedo piuttosto perplessi. Sì. Valentina, andiamo verso la conclusione. Venerdì la Spal è attesa per la 15ª giornata di Serie A all'Olimpico della Roma. Adesso noi andiamo a sentire come Giuseppe Celeghini ci presenta i giallorossi di Di Francesco con la nostra rubrica dell'avversario in collaborazione con Exera. Personalità, quantità e tantissima qualità.
Così si può sintetizzare la Roma di Eusebio Di Francesco, che dopo qualche imbarazzo iniziale sembra aver definitivamente trovato il bandolo della matassa. Più difficile invece ipotizzare il possibile schieramento che il mister giallorosso sceglierà contro la SPAL, considerando un possibile turnover anche in ottica del successivo impegno in Champions della Roma. Difende i pali giallorossi il portiere della nazionale brasiliana Ellison, con davanti a lui la coppia di centrali composta dal rientrante Manolas con al suo fianco Juan Jesus e Fazio inizialmente in panchina assieme al messicano Moreno. Sulla corsia destra della difesa 4 il nazionale Florenzi dovrebbe essere preferito al brasiliano Bruno Perez. Pochi dubbi invece sulla mancina, dove il serbo Kolarov, specialista dei calci da fermo, appare inamovibile. Perno centrale del centrocampo contro la SPAL dovrebbe essere Gonalon, considerando la squalifica di Capitan De Rossi, mentre ai suoi lati il giovane talento Pellegrini dovrebbe far rifiatare l'olandese Strootman. Sull'altro versante, Nainggolan sembra nettamente favorito rispetto a Gerson. Tantissima abbondanza anche in attacco, con i nuovi acquisti De Frel e Schick che potrebbero avere una chance dal primo minuto assieme a El Shaarawy, nel tridente offensivo, con il bomber Dzeko e l'argentino Perotti pronti ad essere inseriti in caso di bisogno. Prima c'è però la Coppa e domani personalmente, ma penso sarà così un po' per tutti, uno dei motivi di principale attrazione è vedere all'opera Paco Rabanne. Paco Rabanne, sì. Era stato uno degli acquisti, diciamo, principali dell'estate, poi per tanti motivi, insomma, non l'abbiamo mai visto, non è mai stato schierato. Oggi il mister ci ha detto che domani giocherà e quindi insomma vedremo domani Paco Rabanne all'opera in questa partita. È stato uno dei pochi punti fermi nella formazione che sì, ci ha indicato oggi Leonardo Sevic, che come sempre non sì, si espone tantissimo. Il mister come sempre ha fatto un po' di pretattica, insomma non ci ha fatto capire, insomma. Da quello che abbiamo capito giocheranno come esterni Schiavon a destra e Paco Rabanne a sinistra, poi su difesa centrocampo non si è particolarmente in attacco espresso. Ha detto giocheranno due esperti. In attacco quindi ha detto che giocheranno due esperti, quindi escluderemo Bonazzoli probabilmente, presumibilmente Borriello Floccari, non lo so, vedremo domani. O Borriello Paloschi, adesso vediamo. Comunque è importante vincere domani, no, anche perché vincere aiuta a vincere. Secondo me è fondamentale domani. Sembra una partita che io dico, ma è venuta la Coppa Italia, e invece io dico che è una partita che va vinta perché aiuta veramente l'autostima ad andare avanti. A viaggiare verso Roma con un pizzico certo di tranquillità e serenità in più. Io chiuderei, prima dei saluti ovviamente, con gli amici presso l'autopista Mingozzi, come si può affrontare questa trasferta a Roma? Scusa Sandro, non si è sentito. Ci accingiamo a seguire la SPAL a Roma, con quante speranze si può guardare a questa gara? Sentirei Enrico, ci sono speranze a Roma. Ci possono essere, capita spesso che la squadra meno blasonata, in questo caso la SPAL, possa fare un risultato positivo, anzi noi ci speriamo tanto e speriamo che ci porti a casa almeno un pareggio. Michele, magari la Roma ci sottovaluta? Può darsi, non lo so, non credo, perché l'hanno un allenatore molto preparato. Io mi riallaccio a quello che si diceva in studio prima. Andiamo là con la mente sgombra, non abbiamo niente da perdere, quindi la mente serena e vediamo cosa succede. Come penso sia Franco, serena la più bella di Ferrara questa sera dopo. Dopo che ha conquistato questa corona bellissima. Siamo tutti sereni. Siamo tutti sereni vicino a lei. No, noi dobbiamo andare a Roma certamente per fare la nostra partita, poi è chiaro che giochiamo contro una grande squadra, ma proprio perché giochiamo contro una grande squadra dobbiamo cercare anche di fare bella figura, di metterci in mostra, perché poi io ritengo che la SPAL per molti giocatori che compongono questa squadra debba essere un trampolino di lancio verso traguardi in modi più importanti, quindi sta anche ai giocatori a metterci non solo quello che serve in quella partita lì, ma impegnare anche le energie del giorno dopo, perché è lì che è la vetrina, è lì che bisogna mettersi in mostra. Grazie agli amici dell'autofficina Mingozzi, grazie a Beppe, complimenti alla più bella di Ferrara. Ci vediamo lunedì prossimo, da qui è tutto. Grazie mille.
Mando personalmente un bacione a Valeria, che è una tifosa spalina che ci segue sempre. Direi che ci salutiamo e ci vediamo qui lunedì prossimo, dopo quello che succederà all'Olimpico. Grazie. Buona serata a tutti. Grazie. Buonasera.